perché il problema che noi abbiamo anche con persone che vanno anche alla ricerca di problemi sociali, sì, no? Cioè, stanno cercando di capire, vabbè, con i loro limiti, vabbè, ma ci provano se non altro. È il fatto che queste persone non sono in grado di superare il fatto per andare alla fonte del fatto. Sì. Cioè, anche l'anticlericale o l'ateo, lui imputa alla Chiesa Cattolica le cose malvagie, ma non ne vede la fonte. Cioè, il pazzo di Nazareth, Gesù di Nazareth, è quell'uomo, quella persona, lo so che è inventata, ma usiamola per come viene descritta, che mette una carica di tritolo e dinamite sotto a una diga. Ora, è assurdo che venga imputato soltanto di danneggiamento alla diga. Quello è responsabile di tutti i paesi, di tutte le città che quella valanga d'acqua ha travolto. Cioè, mettere quella carica di dinamite sotto la diga non lo rende responsabile di danneggiamento della diga, ma lo rende responsabile di devastazione che viene provocata dalla valanga d'acqua. Ora, quell'unico maiale che è Gesù di Nazareth ha messo delle cariche di dinamite a fondamento dell'ideologia cristiana che è venuta giù a valanga distruggendo le società civili nel corso di tutta la storia. Quel pazzo di Nazareth è responsabile di distruzione della vita, non è responsabile solo perché ha detto quattro cazzate 2000 anni fa. È questo che gli anticlericali non riescono a capire. Sì, bisogna capirlo qui. Sì, difatti sarà ben difficile che si voglia arrivare ad affrontare questo, perché effettivamente quando tu metti un cristiano di fronte alla mostruosità della figura di Cristo, gli fai comprendere che non è la follia della Chiesa, l'errore della Chiesa, che gli uomini sbagliano, ma che questi uomini sbagliano perché hanno preso un modello che è negativo. Cioè, se tu prendi un tuo modello, un mostro, come la figura mostruosa di Gesù Cristo, potrai produrre solo criminalità, atrocità, sofferenze, ed è inutile che uno di fronte all'orrore dell'immagine di Cristo si inventi un Gesù buono, positivo, che predica bene, che racconta sull'amore. In realtà qualsiasi parola del Gesù di Nazareth, del pazzo di Nazareth, come lo definisce Claudio, sono parole pericolose e sono parole contro ogni sentimento. Cioè, d'altronde, quando noi leggiamo su Matteo, dice: uno dei discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti. Matteo 8,22. Cioè, significa che neanche un legame basilare con un altro essere, neanche il dolore, la sofferenza ti puoi permettere, perché devi concentrare tutta la tua esistenza nel distruggere la vita degli altri. Ma quando Ratzinger dice che 200 milioni di persone che ha ammazzato, perché la responsabilità morale è sua, è ammazzato per evangelizzare l'America Latina, sono solo delle ombre rispetto a ciò che splende, è chiaro che a base della sua affermazione c'è l'ordine del pazzo di Nazareth che ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Giustamente dice Ratzinger: questi 200 milioni non si mettevano in ginocchio davanti a me, ho dovuto sgozzarli, non hanno voluto sottomettersi alla mia religione, non si sono prostrati, ho dovuto sgozzarli. Pensa come erano malvagi questi 200 milioni di persone. Io non ho potuto fare altro che sgozzarli. Cioè, questa è la logica di Ratzinger, questa è la logica del vostro prete, questa è la logica dello stupro di minori, questa è la logica del cattolico. Non ha rispetto per la vita, ma deve stuprare la vita in funzione del pazzo di Nazareth. Sì, beh, poi il monoteismo produce sempre cose che sono folli, che sono pazzie. D'altronde, affrontare la vita con principi teologici è sempre la cosa impossibile. La vogliamo buttare sul ridere, che però non è sul ridere, perché questa logica si usa anche all'interno della società cristiana. Sì, in questo momento non è che rido molto comunque. Sì, no, sai, allora, il problema degli uffici di lavoro in cui ci sono uomini e donne, logicamente, cosa c'è di anormale nel fatto che ci sia uomini e donne? È un problema per chi è un monoteista. Allora, in Egitto hanno risolto il problema, hanno detto che in ufficio si può stare assieme a una collega solo se ti allatta. E sono andati a mobilitare due teologi islamici che hanno fatto questa sentenza, e si discute su questo. Allora, come vedete, questi problemi esistono anche in Italia, perché pensare alla famiglia in cui la donna è legata in famiglia ed è solo una fattrice, c'è. Prendiamo un altro esempio. Tutti quanti sono qui ad esaltare il laico Israele. Gli ebrei sconfiggono Zara,
Ma Zara è un'industria che fa l'industria tessile. Cosa ha fatto di così sconvolgente questa industria tessile? Sapete che per chi vi segue Radiogramma 5 si parla molto di prodotti naturali. Perciò se uno dovesse dire un vestito, guarda l'etichetta e dice, beh, non è di plastica, ma è di cotone, bene, è di lino e cotone. No, questa industria ha fatto una cosa talmente terribile. Ha fatto dei vestiti di lino e cotone. Allora, questa industria che produce, se magari arrivassero a prezzi economici per il lino e per il cotone anche nelle nostre, nei nostri negozi, e non siamo ben contenti, no. Gli ebrei ultraortodossi hanno obbligato questa catena di abbigliamento popolare in Israele, non di lusso, a ritirare questi prodotti e a fare delle inserzioni pubblicitarie in cui si scusavano per aver offeso la religione ebraica. Cioè, un'azienda che produce non plastica, non vestiti in plastica, ma che produce vestiti in cotone e in lino, commette un sacrilegio. Francesco, ti accontento, dai. Dai, 049 700 700 e poi sai, 049 700 838 e poi cosa su? Pronto, ciao Giampaolo. Bene. Ciao, complimenti veramente tutte e due, grazie. Non è che accendereste qualche focarello che è così fresco? No, noi i fuochi li accendiamo soltanto al momento dei riti per onorare gli dei. Io invece lo accenderei molto volentieri per quelli che hanno fatto tacere Giordano Bruno. Mi farei fare la stessa identica fine. No, se non le cambi la coscienza delle persone è inutile farlo. No, ma io gliela cambierei. No, mi spiace. Pensi che questi abbiano coscienza? Beh, gli uomini vanno conquistati, non ammazzati. Ah, ho capito. Vanno conquistati. Come hanno fatto loro, insomma? No. No. Vanno sedotti. Vanno a fargli vedere cos'è il futuro. Io anche se dovessero passare molte generazioni. Io ho la mia lupa qui davanti con i piccoli che ha avuto dal Doberman. Però non fa distinzioni, li lascia lattare, si lattano e mangiano a non finire. Eppure sono esseri inferiori, vero? Ah, questo dipende dai monoteisti questi. È strano, comunque vi faccio i complimenti perché siete bravi. Ciao. Grazie. Ciao. Sì. E abbiamo dei problemi non indifferenti, eh? Pronto? Ciao Ivan, ciao. Ciao. Come vi dico prima, come sei intanto? Bene. Abbastanza bene, sì. Dimmi cosa c'è sulla Repubblica di oggi. Ah, ecco qua. Tutto qua. America Latina, il Papa si corregge. Ombre sull'evangelizzazione. Avevo capito giusto allora. Sì, ma dai, 200 milioni di persone sono delle ombre. Beh, Ivano, è giusto, se con questo caldo un po' di ombra serve, dai. Vabbè. Perché io se fa a fare aria da 200 milioni di pionini. Sì, sì. E dunque c'è la condanna sì, preti pedofili, già trasmesso il video BBC in onda su un'emittente romana. Fini, Rai ha sbagliato a comprarlo. Diventava bambini in Nicaragua, Parma, missionario condannato a 12 anni, vero? E 100.000 euro di risarcimento ai bambini. Marco De Sì. Questa qua, senti che bella, la Chiesa punisce chi fa del male ai bimbi, ma il silenzio è garanzia per le vittime. Sì, balle. Il cardinale Herrans, per anni presidente del Consiglio dei Testi Legislativi, accusa i media e la BBC. Cioè dice che la Chiesa punisce chi fa del male ai bimbi, ma il silenzio è garanzia per le vittime. Sì. Scusa. Guarda che la Chiesa non è un'autorità, è un organismo privato, tanto per essere chiari. La cosa vera, bisogna indagare con prudenza. Certo. Il bene dei fedeli, della buona e bisogna soprattutto mantenere e far continuare lo stupro di minori. Questa è la cosa più importante. Dopo che gli alunni dimenticano il quaderno, per punizione una nota sulla guancia, e ha scritto sulla guancia. E chi è sto stronzo? È successo a Lecce. C'è altro imbecille. Lettura, bravissimo. Ha scritto il concorso con la Biro nel marzo scorso. Una maestra di Nargò, un comune di oltre 30.000 abitanti. Dopo che
che se la sentenza di Cassazione è lecito coltivare la marijuana in casa propria. Oh, finalmente! 5 piantine. Finalmente! No, era un po' aberrante questo divieto di coltivazione in casa. Infatti lo dice anche io, perché tra virgolette è proprio... Cioè, la gente si è fatto galera per aver piantato una piantina, eh. Comunque sono d'accordo con altri quando ti dici che in atto un silente, una silente dittatura dei papare. Eh sì, stanno ricostruendo la società monarchica. Veramente, ti guardi intorno agli altri paesi, cioè gli altri paesi europei, cioè, e qua l'Italia, veramente può pensare a questo, io devo riappropriarsi l'Italia praticamente, no? Con le loro ingerenze, cioè si mette dentro dove chi vuole, quando chi vuole, certo. Cioè dice quel chi vuole, c'è sempre dappertutto, ti dico col, e dopo giustamente il grande tabù di Gesù Cristo, Guaido Carlo, no? Guaido Carlo, quello è il tabù, quello è il responsabile, il grande responsabile, capito? Sì. Che esista o non esista, qui c'è i cosi, i Vangeli. La cosa è Gesù crocifisso, Renato Pierri, non so, capito? No, ma io ho un solo... di Gemma Galgani condannata alla santità in nome di un falso Dio. Io mi hanno regalato un libro in cui parla delle falsificazioni a posteriori, cioè le aggiunte molto postume dei Vangeli, che mi ha risolto un problema oltretutto. C'era un pezzo che era troppo umano per essere fatto da questo pazzo, in realtà è una manipolazione medievale, fatalità, no? Adesso vedete ancora un super museo anti-Darwin, la rivincita del creazionismo. Sì, come no. Era sabato dinosauri animati dal papà di King Kong. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Ricerca i fondi delle orchidee, firmo e le malattie ossee. Ferma le malattie ossee. Ah, vabbè, che danno gli orchidei per finanziare la ricerca sulle malattie ossee, vabbè. Ah, sì, così no, pensavo che... No, assolutamente. Dopo ho visto un'altra idea, via la pillola dell'anticiclo. Ah, sì, aspetta, devo su Google. Che sarà domani? Risponde Google. La nuova strategia, conoscere i gusti dei propri utenti per influenzare la vita. Dopo c'è un libro che sta stamattina, Francesco, dunque, ben anche a te. Dimmi, dai. De Angelo Quattrocchi, no, Razzi non è gay. Ed è a malatempora. Sì, ma comunque se che fotografie, tipo se lui con suo... quello che fa è spettacolo, commedia per televisione, Giorgio, il segretario, sì, ho capito. E dopo che vede edizione libreria Croce, Antonio Grano, l'esorcista, i testimoni di Satana, tra nevrosi, ossessiva e delirio di onnipotenza. Qua dentro che sei studia e sei anche... come si dice odierno, comunque un resoconto di Amort, Milingo. Sì, è tutta la fogna, insomma, la compagnia. È tutta la fogna, sì. È tutta la fogna, lei. Sì, comunque se libreria Croce, Francesco, se è quella di Verbum Dei. Sì. Che cosa è. Dopo che avevo un altro coso. Anzi, è il più importante, esce sempre da malatempora e in arrivo cosa? Contro il Dio unico di Paolo Pedote. Malatempora, in libreria, fra settimana sarà in libreria. Bene. Siete voi. Metterò un'occhiata su internet a vedere com'è l'autore, così. Sì. Paolo Pedote comunque ha scritto anche omofobia. Paolo Pedote. Ecco, ragazzi. La rassegna stampa.
No, che sarà ancora qualcosa, ma... Sì, no, beh, dopo guarderò un po' i giornali. La cosa più importante è che se un'aria così, a parte il caldo... Sì, sì, no, no, è feroce, è veramente è feroce. E beh, il problema è che le persone non rivendicano, no? E se le persone non rivendicano... Cioè... Perché tanto che se notizie ogni giorno dello Stato statali, diciamo, no? Sì, sì. Sempre più negative, mentre interventi sempre più, diciamo, aggiustatori, no? Se puoi far così, certo. Se puoi far colà, sì, 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 da sì. Parte dei altri, certo. Cambia uomini. Sì, sì, no. No, ma l'importante è capito che noi usciamo da questo meccanismo, non diamo più consenso a questo e cerchiamo di porre dei punti fermi, cioè di fare le nostre opere. Cominceremo a fare anche un'opera, fra virgolette, non proprio politica, ma comunque di attenzione per quelle istanze che sono diverse dai cattolici. La coscienza e anche le culture. Sì, sì, perché fa conto anche la situazione qui a Padova è pesantissima, quello che ha fatto Zanonato. Non è solo è un attentato alla Costituzione. Sì, ma anche poi dico, cioè, il discorso delle prostitute va anche da capire il discorso, se esiste questa richiesta da dove arriva e perché, sì, appunto, arriva, cioè... è un atto di guerra, oltretutto un atto di guerra che usa i vigili urbani come dei terroristi, che è vergognoso, insomma, cioè dei terroristi che disarticolano la Costituzione della Repubblica Italiana, cioè una cosa veramente vergognosa. E Calogero se ne sbatte le palle, tanto lui più si dimenticano di lui meglio sta. Se fino adesso andavano lentamente, no, che la massa non si accorgeva del cambiamento, così adesso ti senti proprio senti proprio che del cambiamento, certo. Duro proprio, cioè anche nelle riviste. Beh, quando noi dicevamo che lo scontro del futuro sarebbe stato tra monoteismo e politeismo, qualcuno diceva: ma voi esagerate, lo scontro del futuro sa altro. Invece è questo, non c'entra da fare. E speriamo che riesca a vincere la Costituzione della Repubblica. Speriamo, perché qualcuno vedrà che alla fine metterà mano anche a quella. Quando finiscono di imbrogliare a sufficienza, perché le persone non capiscono più dove stanno i limiti costituzionali, dove stanno i principi costituzionali, allora cambieranno la Costituzione. Se qualcuno però... Ma... Stavo a vedere, perché lo Stato ha firmato la Costituzione Europea, per cui là chiaramente il gioco si fa duro, insomma. Non è che continua a ciapparsi a carne, però è in Italia. So, perché chiaramente è inginocchiata davanti a Ratzinger e non riesce a liberarsi da questa fogna, purtroppo. Mi ha mica detto uno che sta in Svizzera, che lavora in Svizzera una vita, era impresario, mi ha detto che un paese intero, quando che non gradiva un prete, un vescovo, una città così, io mandavo via, si fermava tutti in davanti a canonico, certo. via, si fermava le strade, non vedeva santi mai, niente, via, bloccava tutto e non arrivava il personaggio. Va bene, tutto qua. Dai, Ivano, coraggio. C'era tanto da dire. Che da dire. Ciao. Sarebbe sì un sbaglio di roba di dire. Pronto, Radio Gamma? Ciao. Abbasso un mezzo, scusate, la radio. Grazie. Due domande. Sì? Siccome lasciamo stare l'opinione che tu poi hai di Gesù e così via, fare io poi non discuto, si parlava di una chiesa di Giovanni, non parlo di Giovanni l'Apostolo, parlo di Giovanni Battista. Sì. Voi avete qualche dato, cioè avete qualche... No, i dati, no. I dati ti trovi da, come si chiama il biografo delle storie giudaiche. C'è qualche teoria che dice che la chiesa va abita, quella che è presente in Siria, abbia conservato qualcosa del culto di Giovanni Battista. Sì, anche di altre cose, perché sembrava, cioè, siccome io ritengo e penso che sia poi anche trovato da altre documentazioni, che ai tempi di Gesù Cristo c'era comunque in corso una lotta di tipo politico. Sì, ma c'erano centinaia di predicatori. Assolutamente, cioè, sì, quindi, sì, sì. Anche alcune cose che trovi, per esempio, nella Domenica delle Palme, il fatto che se qualcuno sostiene...
Scusa, alla, io parlo a casa, alla, scusa, la, la chiesa alawita è quella che l'eresia musulmana che c'è in Siria e in Libano. Sì. Qualcuno dice che sono dei culti fatti con la testa di Giovanni ancora sulle montagne del Libano. Addirittura. Sì. E appunto c'è Giovanni che a un certo punto, quando viene chiuso in galera, chiama due dei suoi discepoli e li manda proprio dai discepoli di Gesù e gli dice: ah sì, c'è questo episodio, sì. Sì, mio cugino vuole, tuo cugino vuole sapere se sei veramente quello che dici di essere. Esatto, sì, c'è questo episodio. Però ecco, dovresti conoscere, cioè dovresti fare un viaggetto in Siria o nel Libano, soprattutto in Siria, e lì qualcosa di esoterico in certi ambiti islamici perché, è rimasto. Perché ti dirò che molta gente, io avevo un insegnante mio di antroposofia, che molte persone aspettano la chiesa di Giovanni. Sì, sì, no, fermati lì, teosofia e antroposofia stanno aspettando un sacco di cose, hanno influenzato il 1800 e il 1900, eh? Sì, no, questi sono filosofici. Sì, vabbè, ma più o meno hanno le tendenze comuni. Beh, sì, sicuramente. Sì, sì, Stern era presidente della società teosofica per un certo periodo. Sì, sì, beh, sicuramente. Ecco, la cosa che invece mi sembra degna di nota, è abbastanza linea quello che dite voi, molto tempo fa Anna, in un'altra trasmissione, diceva che il problema è la guerra di religione, secondo cercando di imporre la religione. Il fatto è che la religione è controllo delle menti, quindi sì, esatto. Vede anche perché in Italia danno un colpo al ciechi e un colpo alla volta. Esatto. Quindi da una parte cercano di favorire il cattolicesimo, sì. Dall'altra, rendendosi conto che i musulmani hanno superato in numero i cattolici nel mondo, l'avete saputo? Sì, 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 abbiamo saputo. Ma parla che guarda che esiste già devo chiudere, comunque, però esiste già un'intesa tra cattolicesimo e islam, esiste già un'intesa. Devo chiudere però la telefonata perché ho finito la trasmissione. Mi dispiace. Ok. Ciao. E niente, riprendo le ore 19 e parlerò praticamente perché non è così facile essere pagani nella percezione del mondo. Ciao a tutti, ciao a tutti. Appuntamento per le 19. Ciao.